Buongiorno, sono Buongiorno. Armando Iannone della Web TV Piero da Saronno. Siamo in compagnia dell'avvocato Corrado Belfiore, presidente dell'Associazione Sicilia Saronno. Bene, siamo qui per presentare un evento che l'Associazione Sicilia Saronno, per il terzo anno consecutivo, organizza il concerto dell'Epifania presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno il 5 di gennaio del prossimo anno. Un bellissimo evento musicale che dà così il benvenuto all'anno a tutti i saronnesi e credo sia un evento particolarmente sentito da tutti i saronnesi e non perché è molto seguito, molto apprezzato. Ci dica un attimo, avvocato, il perché di questo evento, come è nato intanto questa bellissima idea, perché l'Associazione Sicilia Saronno si muove sul territorio in modo che io direi apprezzato perché è orientato alla cultura. È una cultura popolare-culturale, perché dopo gli eventi popolari che voi organizzate da 3 o 4 anni a questa parte, ci avete accodato questo evento straordinario. Grazie. Grazie, buona giornata. Prima di ogni cosa vorrei ringraziare la presenza dei giornalisti che evidentemente rappresentano in un certo senso l'opinione pubblica cittadina e l'attenzione che hanno sempre riservato ai nostri eventi ci gratifica perché ci mette nella condizione di operare sempre meglio ed avere iniziative maggiori e iniziative che interessano sempre di più l'opinione pubblica della nostra città. L'evento è nato da alcune intuizioni dei partecipanti al direttivo nostro che volevano, sul solco dell'attività culturale che abbiamo sempre fatto, non per niente sul nostro logo si legge Associazione Culturale, proprio per questo motivo, creare un evento che non fosse solo di tipo culturale, lo è certamente, ma qualche cosa che rimanesse nel panorama artistico della città. Ecco perché la scelta del Teatro Giuditta Pasta e la scelta di un evento che possa avere l'interesse, non dico di nicchia, perché di persone che amano il melodramma italiano e anche europeo ce ne sono tante, ma evidentemente costruire poi un programma così ben equilibrato e ordinato, abbiamo avuto bisogno dell'assistenza e della dedizione del maestro Raimondi che per il terzo anno dirigerà l'orchestra e Cora Amedeos. Questi sono i due elementi, diciamo, che spiegano la natura e la causa dell'evento. Ma la cosa più importante, questo è il terzo elemento su cui noi abbiamo puntato in maniera, direi, personalizzata, perché nel panorama delle attività benefiche, sociali della nostra città, credo che il nostro evento sia veramente particolare. Abbiamo mirato la nostra possibilità di fare beneficenza su quegli asili comunali, sono sei, e in un certo senso sostituendo, cioè facendo opera di sussidiarietà nei confronti anche delle pubbliche istituzioni, perché gli asili comunali sono gestiti dal comune, anche se sono una fondazione, evidentemente hanno un collegamento con l'istituzione pubblica. Con la nostra attività, adesso al terzo anno, abbiamo in un certo senso supportato quelle esigenze dell'infanzia. Io ho sempre sostenuto, e lo dico anche adesso, che l'infanzia è uno dei segmenti deboli della nostra società, perché nessuno dei bambini viene lì a lamentarsi se c'è qualcosa che è fuori posto. Noi ci siamo accorti, ovviamente, con le segnalazioni del direttore didattico delle carenze di alcuni asili, e abbiamo già sopperito in due occasioni. Primo anno l'asilo di Via Montesanto, secondo anno l'asilo di Via Marzorati. Il terzo anno, sempre segnalato dalla direzione didattica, è l'asilo di Via Galilei. Ah, bene. Come avrete potuto anche vedere attraverso i resoconti degli anni precedenti, sono state regalate attrezzature che hanno sicuramente dato una maggiore fruizione ai bambini dei due complessi scolastici. Quest'anno si è stata segnalata una situazione precaria dell'asilo Galilei del quartiere Matteotti e speriamo con i proventi del concerto di riuscire anche questa volta a fare quest'opera meritoria che credo che la cittadinanza italiana, la cittadinanza saronnese accetti totalmente. Devo solo lamentare la difficoltà di reperire i fondi.
Quest'anno abbiamo avuto problemi con gli sponsor perché la situazione economica generale è quella che è, e non tutti hanno la sensibilità di capire che spendere 25 euro per uno, che, per uno spettacolo che comunque li varrebbe in assoluto, accoppiato anche a un'opera meritoria come la nostra, dovrebbe spingere le coscienze ad essere maggiormente disponibili. Speriamo di sì, non siamo ancora in grado di fare dei bilanci, speriamo di riuscire anche quest'anno ad arrivare a questo obiettivo. Il programma è stato costruito, ripeto, molto bene. Chi ha assistito agli spettacoli degli anni scorsi ne ha avuto come dire, un'impressione molto positiva. Il programma di quest'anno è stato fatto con una maggiore collaborazione fra noi del direttivo, limitatamente alle nostre possibilità, perché nessuno di noi è un esperto di musica, ma evidentemente si è assemblato un gruppo di romanze, di brani, di opere che sicuramente incontreranno la soddisfazione e il piacere di chi verrà al concerto. Queste erano le finalità della nostra associazione. E speriamo di poter, a bilancio fatto, di poter dire ancora una volta siamo soddisfatti di aver fatto quello che abbiamo organizzato anche quest'anno. Bene, avvocato. Se abbia qualche altra domanda, qualcuno vuole fare delle domande da. Dal pubblico, se per caso il pubblico vuole fare una domanda all'avvocato. No, io gradirei farle un'osservazione perché il concerto è proprio a scopo di beneficenza e non tutte le associazioni a Saronno si muovono con questa logica di pura beneficenza, perché poi legato anche a un evento culturale di grande spessore, come anche lei ha sottolineato. Quindi, senz'altro voglio un po' rappresentare la cittadinanza, a nome della cittadinanza di Saronno, che personalmente le porgo i miei più sentiti ringraziamenti, perché, come lei ha anche detto, il dopo festival, che io ormai è il terzo anno che vi seguo, e le belle considerazioni che arrivano dal pubblico vi dovrebbero alimentare, no? Alimentare questa linfa a continuare. E quindi il mio augurio è di rivedere il quinto, il quarto, il quinto, il sesto e così via. Istituzionalizzare il concerto dell'Epifania deve essere un obiettivo, il vostro è un obiettivo, ma dovrebbe essere un obiettivo di tutti i saronnesi a partecipare a questo bellissimo evento. La beneficenza che lei diceva vi eleva, perché, come dicevo prima, la vostra è proprio un messaggio culturale veramente. Molte associazioni questo tipo di approccio ce l'hanno, ma vanno su eventi poco più tradizionali che culturali. Un'altra cosa che volevo chiederle, quest'anno poi avete fatto anche uno sforzo non indifferente, porterete due protagonisti di grande spessore a livello internazionale. Vedevo che arriva dagli Stati Uniti la soprano, leggo il nome, Barbara Barbara Susanna Susan Post. Post, e poi un coreano. Sappiamo che i cantanti dell'Oriente amano molto la lirica, la nostra musica. E poi un'altra cosa importantissima, credo che voi avete inserito nel vostro carnet delle opere che l'orchestra Amadeus ci donerà, molte di Verdi. Sappiamo che il 2013 è stato l'anno dedicato all'anno di Giuseppe Verdi, non per niente anche l'ultimo concerto giù a Milano è stato alla Scala, è stato dedicato alla Traviata di Verdi. E questo credo anche che possa essere un omaggio all'opera, bellissima opera verdiana. Ora, io non so se vuole ancora Sì, aggiungere qualche cosa, volevo solo grazie. segnalare a proposito della soprano che ho letto il profilo che ci ha mandato il maestro Raimondi, è veramente interessante perché Certo.
ha cantato in diversi teatri del mondo e soprattutto ha avuto l'occasione di cantare insieme ai tre tenori, Pavarotti, Domingo e Carrera a New York. Poi ha cantato anche per il presidente Bill Clinton e nel concerto di solidarietà delle vittime dell'11 settembre, che probabilmente abbiamo visto tutti in televisione, perché io mi ricordo di averlo visto, ma certamente non ero in grado allora di sapere se fosse presente anche questo soprano, che viene segnalato come un personaggio di notevole caratura. Per quanto riguarda l'istituzionalizzazione del nostro concerto, io devo rivelarvi che ho fatto un tentativo, scrivendo alla direzione artistica del teatro del Giuditta Pasta, ho fatto una richiesta di inserirlo nel programma ufficiale. Loro danno un carnet all'inizio dell'anno e siccome è una, abbiamo sempre detto che noi l'abbiamo fatto per beneficenza, ma l'abbiamo fatto anche per una ragione specifica: dare alla cittadinanza e alla città di Saronno la possibilità di avere un concerto che, con molta enfasi, anche scherzandoci sopra, abbiamo detto il concerto di Capodanno a Vienna, il concerto dell'Epifania a Saronno. Devo dire che non ho avuto riscontro a questa richiesta, che mi sembrava una cosa tutto sommato di facile accoglimento, perché in realtà non sarebbe costato nulla in quel carnet che danno quando presentano la stagione teatrale del Teatro di Saronno inserire il concetto dell'Epifania, perché ormai è diventato il terzo anno, è diventato patrimonio della nostra città, non fosse altro che per le finalità che abbiamo sempre fino adesso attuato e speriamo anche quest'anno di attuare. Un'ultima cosa: alla fine del concerto, come tutti gli anni, e questa è una nota simpatica, ci sarà un rinfresco a base di dolci siciliani che tutti gli anni viene sempre gradito, perché dopo due ore di musica, anche se piacevole, mangiare qualcosa e bere qualcosa è anche simpatico. Con l'occasione segnalo anche, come gli altri anni, il 28 febbraio, il 1 e il 2 marzo ci sarà la 3 giorni in Corso Italia, e voi vi ricorderete, adesso è il quarto anno che viene fatta questa 3 giorni, con l'esposizione di prodotti siciliani e con l'organizzazione di eventi che abbiamo adesso ancora in cantiere e che presenteremo al momento opportuno. Grazie a voi, buona giornata e grazie ancora di aver avuto l'attenzione meritevole nei nostri confronti. Grazie. Ma io dico, avvocato, insista. Bisogna sempre insistere per quanto riguarda il progetto a lungo termine, quello di istituzionalizzare il concerto dell'Epifania. Col tempo qualcuno magari apprezzerà. Non ho avuto neanche risposta, seppure negativa, avrei preferito. Infatti, però, ma no, bisogna insistere. Lei lo sa che queste cose bisogna avere la schiena retta, non avere paura di dire esatto, le cose che vanno dette. Esatto. Beh, è chiaro che un ringraziamento va anche al coro Amadeus, che sostanzialmente veramente. Quando prima parlavo di. Ho tanti elementi che ci. Bravissimo. Maestro Raimondi è veramente un personaggio di grande spicco, ma anche è una persona squisitissima anche dal punto di vista dei rapporti umani, a parte le qualità notevoli, certo, di tutti i componenti, 80 musicisti, anche perché il coro Amadeus addirittura ha fatto un concerto quando c'è stato il terremoto in Giappone, a Fukushima, è stato invitato lì ed è stato ha avuto un successo incredibile, quindi la levatura di questo concerto è veramente notevole, può servire anche alla città di Saronno, no? Come occhiello culturale musicale. Bene. Prima di finire, avrei il piacere, se vi avvicinate, Paolo, i componenti del direttivo, che siano, perché io adesso ho rappresentato la società, certo. Avrei il piacere che venite qui accanto a me, che rimane come il ricordo. Fatto? Sì, grazie. A posto. Okay.